Bella Gerti, ciao Peppe caro. Anche io sono di Firenze. Sì, ragazzi, la live, ripeto, parte tra 5 minuti. Sto impostando un giveaway che faremo questa sera live, ovvero delle domande che voi non riuscite a leggere perché non ce la farete mai. Io ve le mostro, domanda e risposta, ma tanto non le vedete. Che si vince degli adesivi decorativi della Lightbar. Quindi ragazzi, partecipate, ci saranno sti giveaway a ruota, a casaccio, arriveranno ste domande. Chi risponde correttamente guadagna un punto, sono tre domande totali. Se un utente di voi risponde perfettamente a due domande, ha già vinto. Se in queste tre domande ogni domanda la risponde corretto, un utente diverso, ce ne sarà una quarta, solo per quelli che hanno partecipato. Solo per quelli che hanno vinto le prime tre domande. Chi risponderà sarà uno spareggio, in poche parole. Chi risponderà correttamente vince. Comunque, benvenuti a tutti. Sì, Jack, lo comprerò Syndicate, ma non adesso. Lo comprerò quando abbasserà di prezzo perché gli Assassin's Creed mi hanno abbastanza deluso, soprattutto sul prezzo delle collector, e sono sicuro che lo troverò a molto meno. Quindi io Syndicate lo trasmetterò più avanti, ragazzi. Elvir, benvenuto. Bella a tutti, c'è sta Giuseppe, grandissimo, Peppe Caro è anche qui. C'è sta anche il collaboratore, ragazzi, questo è il nuovo collaboratore, benvenuto. Infatti io vi invito, la live inizia tra 5 minuti, ragazzi. 5 minuti e cominciamo. Chiamami Carlo. Ok, perfetto. Perfetto Carlo. Lo prendo sicuro, Syndicate, ma non subito. Ma non subito. Ragazzi, è partita una collaborazione con Art Game Italia, dove Blackburn ne fa parte, quindi anche lui ha un canale, seguitelo. E niente, seguite anche il loro canale. Bene, ragazzi, questa sera in questo giveaway, speriamo che partecipate in tanti. Il giveaway parte solo se la chat è attiva, ma sto notando che è nemmeno iniziato e già siete abbastanza attivi, quindi se appena inizierò la live, iniziando a giocare, la live sarà abbastanza attiva, io farò partire il giveaway. Voi non sapete quando partono le domande. Io voglio Doom. Guarda, io questo gioco l'ho preso oggi. Mi hanno detto che c'è una storia spettacolare. E sinceramente, a me quando ci sono le storie spettacolari, me parte il trippo, quindi l'ho preso subito. E lo portiamo adesso. Ok, ragazzi. Se possiamo già cominciare, io comincio col gioco. Si va, si inizia, ragazzi. Si inizia. Ricordo che le domande le troverete nel frattempo che state in live, appariranno così, per puro caso. Dovete rispondere velocemente a quella domanda. Il primo che risponde vince, si guadagna il punto. Prenderò Fallout Firenze, sì, già prenotato con Steelbook Edition. Non so se qualcuno di voi ha giocato questo gioco, ma me l'hanno consigliato in molti. End of Load in digitale, Giuseppe. L'ho comprato in digitale. E comunque qui la domenica da me ci sono parecchi negozi aperti che vendono i videogiochi, eh. È una storia magica, non so di preciso come funzioni, ma credo sia una bella cosa. Ah, ok. Ah, guarda la visuale, la giro così, soltanto muovendo questo. Wow. Ciao, sono pronta. Ciao, Elisabetta. Ciao, Coso, benvenuti a tutti.
E mi prese tantissimo. Oh, grande Elvir, allora non mi deluderà sto gioco sicuramente. Ah, hanno detto che è davvero bello. Davvero bello. Comunque, benvenuto Coso, benvenuti a tutti ragazzi. Chi non mi ha seguito oggi, una buona domenica, ormai sta finendo. Però godiamoci questa giornata, ancora questa serata. Elisabetta, lo dico io quando si inizia, eh. Quindi vai tranquillo, non ti agita. Quando arrivano le domande, arrivano. Non le faccio subito. Devi aspettare, devi seguire la live. Mi fa morire Elisabetta. Ma quanti anni c'hai, Elisabetta? Sei piccolina, vero? Ok, dove devo andare qua? Penso che devo andare per forza di qua, eh. È l'unico punto dove vedo degli oggetti. Oh cavolo, è stato eliminato. Ancora tu. Ok, l'importante Elisabetta, il contest parte quando lo dico io. Oh mio Dio. Firenze, se vuoi c'è il mercatino di Art Game Italia, lo puoi andare a visitare lì, puoi mettere i giochi in vendita, scambio. Chi vuole vendere giochi, vuole scambiarli. Ragazzi, questo è l'inizio. Journey. Io ho pure 9 anni. Vabbè, non conta l'età, però. Cioè, io c'ho un moderatore di 10 anni, ragazzi. Ed è bravissimo. Cosa tornerò? Cosa è successo? Non guardi la live, c'è stato un bel giveaway oggi. Sta minchia, devo andare fin là sotto. C'è stato un bel giveaway. Appariranno delle domande a monitor, chi risponde correttamente guadagna un punto. Sono tre domande totali, ragazzi, lo ripeto sempre. Approfittatene che oggi non c'è Geme, che è Geme preparatissimo. O magari mettetevi Google alla mano per fare delle ricerche per chi magari non le sa, perché sono delle domande belle toste. Chi non è proprio appassionato, cioè, ma anche chi è appassionato, sono veramente difficili le domande. Quindi io penso che avrete bisogno di un Google. Non ti piace la live, coso? Ah, parli con il Knight. Ah, pensavo dicessi a me. Ok, ragazzi, questa è solo la intro, eh. Cioè, diciamo che credo sia una specie di tutorial. Cavolo è, pezzi di mantello. Tenere premuto. Ah, ok. Ok, ma fa solo questo. Oh, devo andare verso di là. Buonasera Paxil. Buonasera, buonasera. Sì, tenete Google alla mano perché questo giveaway, ragazzi, io credo che ne avrete abbastanza bisogno. Nightboot sa tutte le risposte. Sì, il Nightboot le sa perché gliele metto io, ragazzi. Sì ragazzi, ripeto, si vince gli adesivi decorativi per controller PS4. Sarà difficile col cielo, ragazzi, saranno difficili le domande. Cioè magari chi le sa, io non lo so, magari voi siete davvero esperti e sapete le domande, ma io vi dico che sono veramente toste. Riguardano il mondo videoludico, ma sono toste. Ehi Fabio, benvenuto in live. Ok, aggiornate il canale, grande, io dopo lo vado a controllare. Ma per il momento non posso dedicarmi perché come vedi sto in live Fabio. Se vuoi partecipare anche tu al contest Fabio, così a schermo, non si sa quando di preciso appariranno. Ah ecco, appariranno delle domande, chi risponde correttamente, saranno tre domande. Chi risponde correttamente a due domande consecutive, sempre lo stesso utente, ha già vinto. Se invece saranno tre, i concorrenti diversi, ci sarà una quarta domanda solo per quei tre. Sì,
Sì, Fabio, devi mettere. Guarda, te mostro, un momento. Ecco qui. Questi sono i collaboratori di Art Game Italia. Chi collabora con Art Game Italia? Coso mi sa che odia. Odia il Nightboot. Ragazzi, vi ricordo che le domande appariranno proprio a caso, voi non lo saprete, li vedrete spuntare a schermo. Vedrete come il Nightboot che dirà tipo 3, 5, 4. Il Nightboot proprio lo banna. Perché scrivi in cap, capito? Quindi ti muta la frase che scrivi, perché lo intercetta come uno spam. Ma dai, non ce l'ho fatta. Ok, saliamo di qua. Niente, devo recuperare il super salto perché altrimenti non faccio nulla. Finché Nightboot ti fai il culo. Che gioco strano, ma Fabio me l'hanno consigliato tutti. Cioè, in molti mi hanno detto che sta come un capolavoro sto gioco. Che è veramente bello. Infatti l'ho preso. E stiamo qui stasera live con questo. Ok, vediamo questo qua cosa fa. Ok, che cavolo è successo? Non saprei, comunque c'è un altro pezzo di questo che devo prendere. Uno dei più recenti, ah sì, ho capito quale intendi. Questo, se non sbaglio, sta solo per PlayStation. Con questo qua, ah, guardate, ho allungato il mantello per prolungare tipo il salto, se non erro. Tenere premuto cerchio. Ah, ecco qui. Il momento che adesso leggo i vostri messaggi, eh. Io ragazzi ho il labbro tutto spaccato per il freddo. Wow, magnifico. Wow. Bellissimo. Le vedrete in chat qui, ragazzi, proprio dove siete voi. Sì, ho capito quale dice, quello stile cartone, Fabio. Sì, comunque ragazzi, le domande le vedrete sulla chat, sul canale della chat, non sullo schermo di gioco. Sarà il Nightboot proprio a mandarvi queste domande, online. Comunque Elisabetta, dicono che è davvero un bel gioco, l'ho appena iniziato, quindi adesso vedremo. Vedremo un po'. L'ho attivato come un santuario. Qualcosa su cui pregare. Stai bene, Gertie? Quindi come stai? No, sto un po' meglio, dai. Domani mi tocca lavorare. Domani si lavora. Sì, esatto, quello a cartone. Ragazzi, 15 secondi e parte la prima domanda. Guardate in chat.
Ragazzi, dovete scrivere soltanto la data, cioè la data completa, in numeri, capito? 17.05.2018. Go. 2006, no, 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 Firenze, Firenze, data completa. Proprio la data completa. 37.54 del 2020. Cioè, 37 non esiste, 54 sono 12 mesi. Ragazzi, non solo la data, voglio giorno, mese, anno. Giorno, mese, anno, giorno, mese, anno. Completa. Completa, completa, completa. Data completa. Beh, l'anno è stato indovinato, però dovete dare. Ragazzi, con i numeri. Minchia, del 2008, no? Ragazzi, numeri così. Ragazzi, così dovete scrivere, ragazzi. Forza, 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 state lì a smanettare anche su Google. Chi indovinerà la domanda, ragazzi, sarà il Nightboot a dirlo, quindi avete del tempo, eh. Per chi non la ricorda, ve la posso ricordare sempre io la prima domanda. Quando è uscito il primo The Witcher? In Europa, il primo The Witcher. Ti offro un caffè. Elvir! Elvir è il primo. No, no, non è, sono sbagliato, ancora non è giusta, ancora non è giusta. Ancora non è giusta, Elvir. Elvir. Non è giusta. Finché Elvir è un grande, ci è andato proprio vicinissimo. Forza, Elvir. Mi diverte sta cosa. Ah, con questo richiamo sti pezzi, ok. Grandissimo! Grandissimo! Firenze! Firenze Regna risponde alla prima domanda esatta, ragazzi. Un momento solo che ho dimenticato la penna. 26-10-2007. Bravo Firenze, complimenti a Firenze. Prima domanda esatta, ragazzi. Ok, ragazzi, io alla prima domanda prendo lo stacco per scrivere la seconda, che voi non saprete quando andrà. Che voi non sapete quando la riporterò, la seconda domanda. Comunque, un punto a Firenze Regna. Bravissimo, Giuseppe, l'ha detto un po' in ritardo. Ok ragazzi, io vado a scrivere la seconda domanda, nel frattempo voi scrivete pure in chat tranquillamente. Se Firenze la seconda domanda la risponde esatta, ha già vinto. Ha già vinto. La prossima ragazzi è un po' facile, no facile, diciamo ci arriverete in molti, lì dovrà essere il più veloce. Nella seconda dovete essere mo più veloci. Ok, perfetto.
È ok, però io ho detto ragazzi, dovete darmi i numeri. Ho scritto anch'io una data che vi facesse capire come doveva essere formulata la risposta. Non dovevate scrivere ottobre, dovete darmi proprio i numeri, la risposta che io vado a mettere. Dovete proprio darmela perfetta, ragazzi, dovete ascoltarmi, perché io l'ho detto. Ok, vediamo dove devo andare adesso. Comunque, non ti preoccupare, Giuseppe, che la prossima, se siete abbastanza veloci, questa la conoscete tutti, ne sono sicuro. Dovete avere solo velocità nello scrivere. Dovete essere proprio veloci. Ok, comunque, riprendiamo il gioco, ragazzi, che non ho più capito un cazzo. Sono uscito da quel tempio di là, mi sono buttato giù. Adesso ho visto di là una luce luminosa, che forse è meglio andare a prendere. Eccola qui. Qualcuno di voi che l'ha giocato il Journey? Proprio magari quasi finito. Sì, Giuseppe, l'avevo detto, ho scritto pure una data io per farvi capire, perché ho visto che molte scrivevano per dire il giorno e poi il mese lo scrivevano, cioè andava numerato, tutto numerato. Io vi aiuto sempre, ragazzi, anche nella prossima domanda vi dirò da subito cosa voglio scritto. Neto, butto, devo andare a letto, devo svegliare alle 5, no, guarda, tranquillo, mi devo svegliare prestissimo anch'io, quindi... Aspetta, ho schiacciato? Riconoscimenti e opzioni. Oh cavolo, no. Ah, quello sta a pausa, quindi il tab centrale. Muoviti, Nightboot. Lo so, ragazzi, ma andrà nel corso della live. Guarda, io non so se rende dalla live, ma il vento con sta sabbia che si muove dà un effetto davvero, davvero, davvero niente male. Secondo voi riesco a salire qui su? Ok, non ce l'ho fatta. Ah, ok. Wow. Veloce, senza di lui. Ragazzi, sta nel corso della live, ovviamente. Nightbot ti punirà. Allora, non è che abbia capito io ancora lo scopo del gioco, eh. Cioè, cosa devo fare di preciso io adesso? Ma di qua non posso andare perché vedo che c'è questa specie di muro. Quindi andiamo di qua. Vediamo un pochino. Comunque dai, è divertente, ragazzi, per chi non l'ho ancora fatto, c'è stato un altro giveaway sulla pagina Facebook, uccidere Nightbot. Dai, ragazzi. Che stavo a dire? C'è stato un altro giveaway sulla pagina Facebook che è facilissimo da fare, basta seguire il regolamento che trovate sulla pagina Facebook, arrivate a 500 follower, avremo il... Questo giveaway che saranno tre vincitori, sono dei portachiavi a tema videoludico, Minecraft, eccetera. Poi vi mostrerò chi vincerà, quali saranno i premi. E a 750 follower ci sta anche una cuffia da gaming, quindi... Dai ragazzi, minchia, non vi incazzate, il giveaway sarà nel corso della live. Sarà nel corso della live, altrimenti non si può fare in 10 minuti. Cioè, bisogna seguire la live. Ragazzi, lo scopo è quello. È inutile che ve lo dico io. Ah, ho capito adesso cosa devo fare.
Ok, mi è chiaro. Ho allungato il mantello con quelle cose, quindi il mio salto sarà più prolungato. Quindi devi essere abbastanza bravo pure a indovinare la seconda domanda, Firenze. Perché se non la indovini devi fare la terza poi. Ho riempito tutto il mantello e mi sa che devo andare a prendermi quello lassù. Eh sì, devo andare a prendere quello lassù. In treno a casa. Mi berrò 4 caffè. Io domani devo andare a Palermo, mi devo alzare alle 7 meno 10, per le 7:30 essere al lavoro, devo andarci mezz'ora prima. Minchia, è troppo forte l'effetto particellare che ha sta sabbia. Minchia, non ce la fa ancora, ma che cazzo è? Che è altissimo lì, oh. Io alle 5. Cosa fai, Firenze? Lavori? Cioè, che lavoro fai? Nigabot. Che lavoro fai? Ok, io devo capire che cazzo devo fare. Ah, Bartolini, la Bartolini. Minchia, un bel bordello il Corriere della Bartolini. Minchia, corri a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, vero? Io lo vedo quando in officina portano i pacchi, ma anche quando ordino qualcosa io qui a casa. Minchia, sto sempre di fretta, oh. Guarda, sinceramente non so che cavolo devo far, coso. Boh, non lo so. Cioè, non ho capito che cazzo devo fare. Minchia, Fallout sarà veramente bello, ragazzi, deve essere proprio bellissimo il gioco lì. Ah, ok, qua c'è qualcosa di bello. Wow. Wow. Gesù. Fallout, non vedo l'ora che arrivi, così iniziamo anche sto World Tour di Fallout. Ah, ok. Che cazzo è? C'è sta un altro. Grande, c'è sta un altro. Sì, anch'io, Fabio. Io l'ho trovato a 64, 65 euro con la Steelbook. Con la Steelbook che è pure bella, eh.
Ok, comunque ho capito cosa devo fare. Yeah. È tipo il mantello sta roba qua. Però me ne mancano, ah sì, infatti guarda là. Me ne mancano un casino perché là c'è stato un altro. Ok. Forte, forte, ho capito cosa devo fare. Di qua, di là, ne ho visto altri due di là. Ok, devo prendere questi mantelli qua. Ah, hai preso la collector. A me non piace sinceramente come collector. Se devo essere sincero. Io preferisco più qualcosa come le statue, capito? Mi piacciono più le statue che questi oggettini da indossare. Sì, certo, è figo, non è che dico che è brutto. Però preferisco più le statuette. Soprattutto quando sono abbastanza grosse. Per dire, per me una collector che è piaciuta tantissimo è quella di The Witcher. Che è veramente spettacolare. Ok. Io no. Ah, ok, ho capito. Sì, quella. Perché l'hai prenotato da GameStop, giusto? Sì, quella è fortissima. Quella è troppo figa, Fabio. No, ok, quella mi piace un casino. Ping pong. quello è un bel gioco, raga, un bel gioco veramente. Ok, non appena prenderò più familiarità col gioco, capirò meglio come funziona. Pip Boy. Lo so ragazzi, lo stanno facendo inside out, sto facendo anche la live. Ok, dai. Ma no, comunque ce ne stanno dei giochi veramente belli, soprattutto a novembre escono un botto di giochi. Matteino! Ciao Matteino, benvenuto Matteino, grande, adesso puoi partecipare anche tu al giveaway in corso. Te lo spiego al volo, ovvero il Nightboot porta delle domande. Botta delle domande, chi risponde correttamente a due domande esatte vince il cover decorativo per il controller PS4. Già una domanda è stata fatta, ha vinto Firenze. Un minuto di silenzio per il Nightboot. Ok, ho trovato l'altro tempio. In poche parole lo scopo sta a trovarsi i tempi, da quel che ho capito. Comunque benvenuto Matteino. Ben arrivato, grandissimo. Il gioco, da quello che ho capito, ragazzi, non sarà parlato per niente, ma sarà tutto narrato così. Narrato, se non è parlato. Narrato per dire. Stanno scrivendo nelle pergamene la storia, in poche parole.
Tutto a posto, Matteino? Ma scusa, a che ora vai a letto? Sì, Night, butto, ti stavo chiamando magari. A che ora vai a letto, Firenze? Bene, bene, alla grande, Matteino, mi sono ripreso finalmente il raffreddore, sta andando via, ancora un pochino mi soffia il naso, ma penso che già domani non ho più niente. L'unica cosa è che col freddo, forse perché mi soffio, mi cacciò il naso tutto distrutto. Tutto distrutto. Ragazzi, rispettate il Nightbot che è un grande bot. Mica, perché non lo può vedere nessuno? Ora! Che siete tutti impazziti per lui? No, non si bestemmia in questa live, coso. A coso. Graficamente, guardate che non è male. Proprio sembra un cartone astratto. No, no, non si bestemmia qua, ragazzi. È l'unica cosa che odio. Ah, proprio devo giocare. Guardate quella bella stella che è uscita da un vulcano. Guardate questo spettacolare deserto. Uno spettacolo, uno spettacolo. Uno spettacolo. Comunque, Fabio, sei riuscito a mettere link, cioè a linkarli i collaboratori sul tuo banner? Grandissimo, ecco qui un altro collaboratore, ragazzi di Art Game Italia. Ciao Ale, benvenuto in live. Wow, ho sbloccato qualcosina, come un aiutante tipo, un mantellaccio. Questa cosa fa? Ah, mi riempie. Io a scuola, quindi muoversi, bella raga, un bel gioco rilassante, grande. Sì, Libellula, benvenuta al live. Se ti piace la live lascia un follow, anzi se entrate nella giusta live perché abbiamo un giveaway in corso. Appariranno delle domande a schermo, se rispondi correttamente a due domande consecutive, vinci un adesivo decorativo per il controller della PS4. Poi ti devo parlare, Dani e Fabio. Ok, Ale. Per il momento ragazzi non posso perché sto in live. Se riesco magari dopo la live o magari domani ragazzi, ormai stasera mi dedico alla live. Comunque per qualsiasi cosa ragazzi c'è sta quel gruppo delle partner. Ho ricevuto altri contatti ragazzi che si vogliono aggiungere altri partner. Quindi sarà una bella cosa ragazzi, veramente una bella cosa. I nomi linkati, Fabio, non è difficile, c'è sta tipo uno script da eseguire. Ora mi do il 100%. C'è sta tipo uno script da eseguire, non è difficile. Comunque mi sa che Dennis, l'altro ragazzo, è riuscito a fare il video, quindi... Che ragazzi, la sabbia prende una forma bellissima. Oh cavolo Firenze, peccato. Non riesci a stare manco un altro pochino. Purtroppo raga, il giveaway non può andare veloce. Altrimenti è inutile farli. Cioè, capite? Forza Salah. Ciao Firenze, mi dispiace. Quindi così restano due domande e nessun punto. Hai
bisogno degli altri link? Sì, te li do. Guarda, li puoi prendere anche tu se vuoi, Ale. Vai sulla pagina Facebook Art Game Italia, ti copi il link. Vai su YouTube Art Game Italia e ti copi il link. Ti devo dare solo quello del mercatino, che poi ti contatto e te lo do. Dovete stare attenti alla chat, ragazzi. Non c'è un tempo prestabilito. Cioè, veramente li butta così. Quando vuole. Ovviamente è nel corso della live. Cioè, prima che finisce la live è sicuro che finiranno. Comunque c'è. Graficamente è davvero spettacolare. Libellula, ti piace la live, Libellula? Wow. Il problema è che sono col tablet. Ragazzi, sta per partire la seconda domanda, quindi Firenze, se sei ancora online, vai. Se vuoi, Matteino, sì. Comunque c'è sta la seconda domanda, ragazzi, veloci, questa la sapete tutti, dovete rispondere con nome e cognome, nome, cognome, nome e cognome, seguite questi passi, nome e cognome. Come si chiama la sorella di Crash? Nome, cognome. Non scrivete cognome e poi il nome. Nome, cognome. No, Crash Bandicoot. La sorella di Crash Bandicoot. Non Crash of Clans. Crash Bandicoot. Nome, cognome. Nome, cognome. Non scrivete il cognome prima il nome perché non ve la do esatta, eh. Nome, cognome. Sì, dovete rispondere lì, ragazzi, dovete rispondere in chat. Rispondete in chat perfettamente. Ragazzi, deve essere scritto perfetto. Perfetto, anche il cognome. Quello è Covo. È il Covo dei ladri. Coso, ci sei vicino? C'è errore nel cognome. C'è un errore nel cognome, ragazzi. Il cognome non si scrive in quel modo. Pina Fantozzi. Fabioschi! Ok, ragazzi, vince. Ragazzi, è giusto Coco Bandicoot. È giusto Coco Bandicoot. Vado a leggere chi l'ha scritto correttamente il primo. Ragazzi, l'ha vinto Firenze Regna. Perché Coso ha scritto Coco Bandicoot con una O. Si scrive Coco Bandicoot con due O. E lo ha scritto per secondo Firenze in chat, ragazzi. Che ve devo dire? Non c'è più bisogno che. Non capisco perché il Nightbot non dice il vincitore, ma comunque. Sta a Firenze. Firenze ha. Ha risposto, avete risposto tutti, esatto, ragazzi. Ha risposto prima Coso, ma Coso ha scritto con una O, Bandicoot. Sta si scrive il cognome esatto con due O ed è stato Firenze subito dopo Fabio. E poi Yamete con Pina Fantozzi. Grandissimo. Ok, ragazzi, non dir parolacce, Elisabetta, è un gioco. L'ha chiusa subito a Firenze, è stato bravissimo. Firenze. Devi contattarmi su Art Game Italia, contattami su Art Game Italia, dammi i tuoi dati di spedizione e mi dirai, quando mi contatti ti mando delle foto sui disegni che puoi scegliere. Puoi scegliere i disegni e mi devi dare i tuoi indirizzi di spedizione. Quindi contattami su Art Game Italia. Pagina Facebook, mando un messaggio alla pagina Facebook di Art Game Italia Firenze. Complimenti ragazzi, facciamo i complimenti a Firenze che è stato bravissimo, ha indovinato tutto a due domande ragazzi. Con le due domande. Se uno di voi indovinava, ci stava poi un'altra domanda che vi dico qual è. Quando è stata presentata la prima PS3? Ed era il 16.05 del 2005. E nel caso in cui ci sarebbe stato. Sì, ok, Firenze. Nel caso in cui ci sarebbe stato uno spareggio, ci sarebbe stata una quarta domanda che è: come si chiama il primo Call of Duty? Vediamo chi sa come si chiama il primo Call of Duty uscito nella storia. Vediamo chi è così esperto che sa come si chiama. Non vincete niente se rispondete adesso, eh. Bannate Firenze.
No, è stato bravissimo, ragazzi. Hai indovinato sia la prima che la seconda domanda. Coso, se scrivevi con due O, Bandicoot. Coco Bandicoot. Cioè, eri tu. Ciao Firenze, mi raccomando, contattami domani. Complimenti Firenze, mi ci hai visto? Sei stato bravissimo. Eh sì, Fabio, si chiama Call of Duty. E c'è un'altra roba in mezzo. Sembra Flowers. E diciamo che è uno stile. Dicono che è molto bello. Io l'ho appena cominciato, ragazzi. L'ho appena cominciato, quindi andiamo a vederlo meglio questo gioco. Non so se qualcuno. Che si chiama Call of Duty Infinity Ward. Comunque Elisabetta, sì, è finito perché Firenze ha risposto sempre lui alla seconda domanda, quindi ha già vinto. Ha già vinto Firenze. Se Firenze non avrebbe risposto a quella domanda lì, avrebbe risposto esattamente qualche altro, ci sarebbe stata una terza domanda. Comunque sì, ha vinto Firenze e Firenze si è aggiudicato gli adesivi decorativi per la Lightbar. Ha chiuso subito il contest. Vabbè, anche a me piacerebbe che durasse di più, eh. Sono sincero. Libellula, se ti piace la live, ti invito a lasciare un follow sul canale. Matteo, tutto a posto, grande Matteo. Ok, qui ho preso. Dove devo andare? Ah, ma io dovevo andare verso di là. Ok. Qua era solo per prendere e allungarmi il mantello per far salti più alti. Adesso sei giova, che vuoi fare? Cioè, è troppo simpatica Elisabetta. Oh yes. Ho perso il contest. Grande Fabio, sì. Ragazzi, andate sulla pagina Facebook che ci sta un altro giveaway lì. Che quello si tratta però in base ai follow. 500 follow, un premio 250 che hai già vinto Yamate. 3-7. Scopa, facciamo scopa. Una bella biscola che potevamo fare, Elisabetta. C'è sta anche lì. Oh, qua c'è una tempesta di sabbia. C'è sta anche lì un bel giveaway. 500 follow, 3 vincitori vinceranno dei portachiavi a tema videoludico. 750 follow, cuffia da gaming. 1000 follow, skin decorativa per PlayStation 4. Cavolo, che a cosa è servito quello? Wow. Mi aiutano a progredire. Ragazzi, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube. Ciao Coso, grazie per aver partecipato al giveaway ed essere stato in live. Iscrivetevi, ragazzi. Wow. Libellula, quanti follower sto? 326. Se tu lasci un follow siamo a 327, ma si cresce proprio di giorno in giorno. Si cresce di giorno in giorno. Ogni giorno ci stanno sempre più follower. Calcola che da pochissimo, non è che da molto. Non posso Elisabetta, non posso. Non posso mettere ogni gioco che mi chiedete, ragazzi, perché non vado su richiesta dei follower a livello di giochi. Accontento tutti, ma non così, ragazzi. Ok, ecco qui l'altro tempio. Sbloccato anche questo. Non mi dedico solo a Minecraft, ecco, è quello che voglio far capire. Ok, ma tanto non lo vinci se metti il follow a 1000, capito?
perché si vince partecipando intanto tramite Facebook, seguendo un regolamento, e poi sarà una cosa random. Sarà un sorteggio di quelli che partecipano su Facebook. Non sono tutti i follower. Non sono tutti i follower a poter vincere. Grande Mattino, è già una cosa, eh. Già una cosa. Comunque, ok, quando sarò a 990. Non ho Facebook, ah, ok. Si va creando la città pian pianino. Ancora complimenti a Firenze, ragazzi, che è stata una bestia pure lui. Se ci stava Geme era difficile, perché Geme è mostruoso. Una volta abbiamo fatto una prova, minchia, l'ho indovinato in un secondo. Ciao, ciao Elisabetta, alla prossima. Ok, questo qui mi sta chiamando in poche parole. Ragazzi, questa è un'avventura grafica. E da quel che mi hanno detto, è abbastanza bella. Ciao Elisabetta, alla prossima, alla prossima. Ciao, ciao. Cioè, graficamente, ragazzi, io non so se la live rende, ma è. Sta forte, oh. Mi ricarica nel mantello e io posso fare salti abbastanza lunghi. Bello, bello, bello. Mi sta piacendo molto. Grazie. Cosa forse domani mattina? Non ti ho seguito. Ok. Socio, sono tornato. Grandissimo Ale Magico. Grandissimo Ale. È stato già vinto il contest. Proprio è stato bravissimo Firenze. Medicato i punti. Oh cazzo, ti ho capito che ti sei fatto proprio male, cazzo, ora. Quanto c'hai di star riposo adesso? Allora là c'è stato un altro. Questo qui è come se mi chiama. No. È proprio i versi che fanno. 2 mesi. Oh cazzo. Che sono belli lunghi i 2 mesi. Ok, li ho liberati tutti. Ognuno si infila dentro sta specie di lanterna. Che cavolo fanno? Ah, hanno liberato gli altri. Questo mi permetteranno di fare un gran salto. Io se non erro avevo visto
Eccolo là. No, per un pelo, vaffanculo. Ciao, ciao, bello, ciao. Dai, 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 dai. Ce l'ho fatta. Questa qui, se non erro, mi allunga adesso il mantello. Quindi i salti saranno più prolungati. Infatti, vediamo se riesco ad andare fino là. Non penso proprio. Che ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Comunque, ragazzi, a me sta piacendo molto sto gioco. Mamma mia. Qualcuno di voi che l'ha giocato? Wow, che gran salto che ho fatto, raga. Mamma mia, che spettacolo. Minchia, come rende graficamente. Non so voi, ma a me se storie così piacciono un casino. Guardate qua. Mamma mia. Oh cavolo, ho rallentato un casino. Matteo, ti piace questo? Non credo sia il tuo stile, io ho capito un pochino forse il tuo stile, eh. Già qui è abbastanza buio. Già qui ci voleva un bel salto, cazzo. Mi sa che arrivo adesso. Colonna sonora la fa rabbrividire. È molto molto interessante il livello, veramente. È abbastanza bello. Non so se rende, io non sto, mi sto guardando, quindi se la live si vede bene, graficamente è una bomba. È una bomba. È un gioco cioè, come posso dire, non ha proprio, non c'è un parlato. È una storia così. Tutta visiva. Ma è molto molto bello, veramente, molto bello. Mi hanno detto che addirittura oggi un ragazzo che l'ho visto fare live, non l'ho, era alla fine, però l'ho trovato nei titoli di coda. Me l'ha consigliato lui, mi ha detto che è un capolavoro. Lui tramite questi tempi vede credo sia un dio. Dove gli sblocca dei passaggi. E in questi tempi spunta sto sblocco qui della sciarpa, tipo. È la storia che si va scrivendo. Davvero, davvero molto bello. Finisce. Ecco, adesso si sblocca un'altra porta. E in questo tempio. Questa altra dicitura è stata fatta.
Qui è molto buio. Mucho buio. Poi durante le avventure, quelle cose gialle che prendo, quelli mi danno l'abilità, tipo mi allunga il mantello, vedi sta, il mantello, sta sciarpa. Sta sciarpa quando si illumina permette di fare salti più alti, quindi più è lunga, più salto riesce a fare. Quindi è buono ampliarlo. Io già uno l'ho perso perché cioè non lo sapevo, non l'ho preso. Quindi uno di questi l'ho perso. Mamma mia. Qua tutto buio, cosa c'è? Un fascio di luce che illumina questa zona qui. Poi come gioco è abbastanza famoso, eh? Perché io credo che se anche non l'avete giocato, beh, l'avrete visto già da qualche altra parte. Cioè avete visto delle immagini. Perché come gioco è abbastanza nominato. Eccole qua. Dai, venite qua. Loro mi danno il potere per poter saltare. Questo è il mantello molto più lungo del mio. Eccolo qua, vedi? Bisogna stare attenti. Perché adesso la sciarpa mi è diventata molto lunga. Si oltrepassa quel punto. Ci sono, ne ho preso un altro. Ok. Ah, questa qui proprio mi fa restare in aria. Ragazzi, è bellissimo. Bello, 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 veramente. Ma non ci sta più nessuno in live, lo sa, eh.
Vaffanculo. C'è stato un bel mostriciattolo, eh. Ma porca puttana. Questo è un avviso per dire non te fa beccare perché ti distrugge. Oh cazzo. Oh minchia! Cazzarola! Vai via, vai via, vai. Vai, non dirmi che si gira solo qui adesso. Mi ha visto. Chiamate sì. Dai, 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 dai. Mamma mia. Minchia, quanti ce ne stanno? Che grandioso. Allunga ancora la sciarpa. Oh, mamma mia! Spettacolo! Che spettacolo! È una specie di cosa divina, non lo so. Ed ecco qua. Come se vanno sempre più vicino a sto vulcano, tipo.
Sono stati coperti dalla sabbia. Ed è tramite le stelle che è nato sto coso qua, ok. Wow. Prove. Primo trofeo, presa del gioco. Wow. Lo sai che vola proprio. Ah, ok. Ha aperto tipo un filo. Ah, oh, ok, ho capito che devo fare. Ho sbagliato di brutto salire qui su. Ma forse no. Sì, ho sbagliato. Perché ora mi tocca tornare giù. No, non è qua, ok. Si recano. Wow. È proprio la storia. Proprio la storia. Oi, ciao Matteo, stai ancora qui? Io non lo sapevo, pensavo di essere già andato via in quanto non scrivevi più. Ok, ciao bello, alla prossima, eh. Ciao, grandissimo.
Aspetta, ma questo che lo rifaccio, ma qua c'è sta. Ecco qui, cosa fa allungare il mantello? Non posso lasciarlo qui, eh. Ce l'ho fatta. Minchia, sono grande. Grande, grande, grande. Oh cavolo, eccolo là. Vai, 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 grandissimo mostriciattolo. Portami in aria. Grandioso. Che veramente bello. Al volo l'ho accesa. Ah, tutti i tempi che ho acceso sono qua. Grandissimo. E
Secondo me è qualcosa tipo delle divinità egiziane, boh. Che parla di quello, non saprei. Ah, ecco qua. Ora al di fuori di là, la tempesta. Nel vulcano. Wow. Wow. Che è veramente fantastico come gioco. Ehi, diavolo, ciao, grandissimo. Che sei arrivato un po' in ritardo, c'è stato un giveaway questa sera. Domande, c'erano delle domande rispondere per poter vincere. Sei arrivato un po' tardino, cavolo. Ciao, benvenuto comunque, diavolo, grandissimo. Tutto a posto? Che adesso invece della sabbia stiamo nella neve. Cazzo. No, non ancora, non ancora. Quello lo prenderemo durante la settimana, dalle 9 alle 11, mezzanotte, farò il walkthrough di quello. No, comunque non l'ho ancora finito. Dopo di quello faremo The Witch. Oh cazzo, si sta congelando qua. Mi sta prosciugando i salti. Comunque non l'ho ancora finito. A te piace quello, dai, diavolo. Cioè la tempesta mi congela. Ma questo gioco qui è molto bello. Questo
Questo che gioco è, si chiama Journey. Journey. È un gioco, se non sbaglio, sta esclusiva PS4 questo. È davvero bello. È un... Tu giochi una story mode, non è nemmeno parlato. È un'avventura grafica. Ecco, diciamolo così, sono molto belli. Me l'hanno consigliato, mi hanno detto proprio che è davvero davvero bello e sinceramente per quel che ho visto mi sta piacendo un botto. Mi sta piacendo proprio un botto. Questi sono giochi, ragazzi, che non sono apprezzati da tutti, ma sono dei capolavori, sono veramente belli. Oh, devo salvare questo qui. Vai, amico. Minchia, sei un grande, grande, grandissimo. Bene, ben arrivato allora, auguri. Auguri, auguri, Dark. Comunque anche tu sei un pochino arrivato, diciamo, tardi in live perché stasera c'è stato un contest, un gioco abbastanza divertente, delle domande in live, chi rispondeva esattamente vinceva e ha vinto Firenze Regna. Che ha vinto degli adesivi decorativi per la Light Bar. Comunque sono felice per te, Dark. Questo gioco comunque è molto bello. Molto 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 bello. Vedremo, magari questo qui lo faremo pure la domenica sera, domenica mattina Broken Age, pomeriggio cazzeggio, domenica sera giorni. E poi durante la settimana, se sa. Dragon Quest, The Witcher. E via dicendo. Tutti i Wolfrug che arriveranno. Minchia, loro due vicine si mandano il calore, quindi il mantello riprende vigore. Grande. Lo conosco, è bellissimo. Sì, lo so, ragazzi. Me l'hanno consigliato e sinceramente l'ho preso. Anche per via del prezzo, che non è niente male, l'ho preso. Bonucci e Verratti, grandissimo. Ma Bonucci è bello come difensore, io ce l'ho, è abbastanza bello. Senza bello, io ho preso Dybala. Questa è una bomba Dybala, eh. Ok, quello aspetta a me. Comunque benvenuti a tutti, Io non so come l'ho detto. Tu stai facendo anche la squadra italiana allora, giusto? Oh cazzo, si sta congelando. Vieni qua, riscaldiamoci entrambi. Cazzo. Wey, ciao Angelo Americano, tutto a posto, benvenuto a live. Ciao, bellissimo.
Come va? Sai se oggi Ale registra Ale Magico? Sì, credo di sì. Mi sa di sì. Ale è diventato un collaboratore con Art Game Italia. Sì, mi sono ripreso per fortuna. Anche perché domani si lavora, quindi dovevo riprendermi, o mi riprendevo, c'era. Ora vado a domani che sono distrutto per colpa dell'esame. In questi giorni sarò più attivo. Ciao, vai tranquillo, compadre, vai tranquillo. E ancora auguri, eh. Auguri, auguri, auguri. Per il tuo esame. Grandissimo. Grandissimo, bro. Buonanotte. E alla prossima, ciao, bello. Tu tutto a posto, Angelo? Farete un video insieme? Questo non lo so. Allora, la collaborazione riguarda solo il gruppo di Art Game Italia, non riguarda delle live insieme. Però magari in futuro non si sa. Magari in futuro si può fare pure qualcosa insieme. Di più è uno sponsor delle pubblicità a vicenda, ci aiutiamo a vicenda. Si sponsorizza la pagina Facebook. Più che altro è questo. Si pubblicizzano i canali. C'è stata proprio una vera e propria partner con Art Game Italia. Una cosa fatta abbastanza bene. Oh, cavolo di tempesta. Non ci credo. Mi ha beccato. Oh cavolo, il mio mantellino è diventato ancora più piccolo. Fefo, uè, Mbari, come vi senti? A posto, Fefo. Ma come cazzo faccio qua? Quella dove cazzo sta andando? Sì, Angelo, mi piacciono molto. Io guardo anche gli anime. Mi piacciono gli anime. E vabbè, quello che sto giocando è Dragon Quest, che io sto facendo il World Tour di Dragon Quest, che l'ho consigliato anche ad Ale Magico. Quello è pure un bel gioco, è giapponese quel gioco lì. Poi a me comunque i giochi giapponesi piacciono un casino. Un altro che sto prendendo, che ho già preordinato, sta Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, quello ho preso la Collector's Edition di quel gioco lì. Questo qui è molto bello, è una storia grafica. Davvero, davvero molto bello. Ragazzi, con quei colpi che mi ha dato mi hanno distrutto il mantello. Com'è tu, Fefo? Tutto a posto, Fefo? Ben arrivato in live. Comunque, ragazzi, siete arrivati un po' tardini, diciamo, perché abbiamo avuto un giveaway abbastanza particolare in live oggi. Ovvero, ci stavano delle domande. E chi rispondeva esattamente a due domande esatte vinceva gli adesivi decorativi per la Light Bar del controller PS4 e ha vinto Firenze Regna. Ma è inutile che le faccia, tanto si congela.
Io sono rimasto fregato in questa frazione di qua. Mi hanno proprio distrutto. Remastered per PS4. Ti piace il gioco di Alien, vero? Guarda, io ho preso Alien Isolation. Ho trovato un'offertona qui. L'ho preso, però ti posso dire che a me non mi è piaciuto come gioco. Non dico che è brutto, però boh, io mi addormentavo giocandoci, non lo so, non mi ispirava, non mi dava piacere a giocarlo, quindi non l'ho più giocato. È uno dei pochissimi giochi che non ho finito, cioè io li finisco quasi tutti, li completo tutti. Quello è uno. È uno dei pochi veramente che non ho finito Alien Isolation. Anche se sta bello, boh. È bello, io dico Alien Isolation. Sì, no, ho capito che tu parlavi di un altro. Mi si sta congelando. Ma tu guarda. No! Ma andai a fare in culo! Dove sono caduto? Era per PS3. Lì ho passato un sacco di tempo fa. Ah, sì, minchia, io non ci vedi che me lo so perso sto titolo lì. Sto titolo lì. Me lo so perso veramente sto titolo. Ma è bello. Mamma mia, stiamo sotto a quel vulcano lì. Che è una bella tempesta, raga. Fefo, ci stai, Fefo. È del 2011, è una meraviglia, grande. Mi sa che in quel periodo io qualche titolo me lo so perso. Tu sei un grande appassionato, vero Angelo? Cioè, ti piacciono i videogiochi? Minchia, sono rimasti senza sciarpa entrambi. Sì, mi piacciono, grande, grande. Quanti anni c'hai, se posso, Angelo? Se giochi tipo storie grafiche, così come Journey, questo che sto giocando io, ti piace? Ho le labbra distrutte. Questo cazzo di raffreddore che ho avuto. Non ce la fa più. Non ce la fanno più. No, giochi giapponesi non mi piacciono. Ok, ok. Ma questo non è giapponese comunque. Sono
Sono tipo delle divinità egiziane. Niente, non ce la fa. Non ce la faranno a raggiungere. Ecco qua. Vai giù. Cazzo, non ce l'hanno fatta. Si sono congelati. Questa è una bella storia, diciamo che non è narrata, va vissuta, cioè tutta visiva, senza narrazione, una storia grafica. È veramente bello, 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 bello. È stato premiato moltissimo questo gioco qui. Sono questi di qua che sono quelli bianchi. Fino a che ora stai live? Penso un'altra ventina di minuti, un quarto d'ora. Ah, ok. Gem è partito, ragazzi. Ritorna domani. Torna domani, ha fatto il fine settimana fuori. Da un cugino, da quel che ho capito. Gli hanno dato la forza, ragazzi, di andare avanti quelli là. Mamma mia, gli hanno dato non la forza che aveva prima, dei più. Ah, so io il pilotarlo. Mamma mia! Wow. Eccolo qua. Più attivo che mai. Cazzo, il mantello è ancora più lungo. Comunque diavolo, sì, sono un'altra ventina, 15 minuti e poi stacco. Domani mi devo alzare presto. Che devo andare fuori Trapani, cioè fuori dalla mia città. Ci devo andare prima al lavoro. Che gran salto con questo mantello. Mantello, è una sciarpa. Posso di passare da sotto? Io gli passo da sopra. E io lavoro con gli infissi in alluminio, monto le finestre, porte, sta roba qui. Domani sarò a Palermo in una scuola che stanno cambiando tutte le finestre, le porte, quindi c'ho un bel po' di lavoro da fare. Sono un bel paio di mesi a lavorare lì. C'è da rompersi il sederino. Wow, ragazzi, guardate che spettacolo. Ditemi se la Rive rende la grafica di sto gioco, raga. È pesantuccio, pesantuccio, Angelo, pesantuccio come lavoro. Ma rende graficamente la Live? Cioè, si vede bene? Oh, grandissimo! Il pazzo super pulce! Sto un po' esagerando, mi sa. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo! Voi non potete capire. Di qua. Tutto a posto, super? Ma che game è? Si chiama Journey, è un gioco esclusivo a PS4.
Vincitore di premio è una storia grafica. È una storia grafica, davvero davvero bello, raga. È come se sta correndo verso la luce, cioè verso la liberazione dello spirito. Sì, a posto, mi fa piacere. Ah, ok, quindi rende graficamente, ragazzi, davvero bello. Mamma mia. Cioè, ragazzi, guardate qua. Wow. È ritornato normale, non ha più quella sciarpa così lunga che gli permette di fare tutti quei salti. E ha riportato in vita anche il compagno. Sono arrivati alla bocca del vulcano. Meglio di ogni live. Ah, grande, grande. Guardate qua l'effetto particellare, impressionante. Ok, perfetto. Questa live la caricherò su YouTube, ragazzi. Che perché c'è stato un contest niente male oggi in live, c'erano delle domande, chi rispondeva correttamente vinceva gli adesivi per il controller PS4, solo che è finito verso le 10 meno 20, 10 meno un quarto il contest, raga, ne avremo di contest così, soprattutto nel fine settimana. Ma ci credo che sono giunto già alla fine, no? Dai, non ci posso credere. Ho preso solo un trofeo pure. Figo, ragazzi, è bellissimo, bellissimo. Non è parlato, niente, è solo visuale e grafica, cioè tu è una storia grafica. Ma davvero bello, mamma mia. Poi sta musica, che è toccante. È bello, è bello. Guardate, vanno verso sta luce. Con sta musica è spettacolo. Ah, sì, c'è la skin. Sì, ma è un bel gioco, ha vinto non so quanti premi. Mi fai morire, Angelo. Allora, il giveaway che ci sta sulla mia pagina Facebook Art Game Italia, a 1000 follower regala una skin che si attacca alla play, però non con tette di fuori, dell'Umbrella Corporation. È proprio l'Umbrella Corporation il logo. Ciao grande diavolo, a domani. Ciao bellissimo, spero ti sia piaciuta la live. Ciao bello. Wow, guardiamo. Mi sa che sono loro quelli, eh. Ok, ciao diavolo. Grazie per aver giocato a giorni. Ragazzi, l'ho finito in un'intera live. No, però ci stanno a 750, ci sta anche la cuffia, quindi ti conviene partecipare. È tutto un giveaway continuo, dai 250 follow fino ai 1000. È tutto un giveaway continuo. A 750 follow ci sta la cuffia da gaming e a 500 ci stanno altri premi. Ragazzi, l'ho finito. Ormai vediamo il finale. Ti piacciono le tette da morire, come a me. Vuoi vedere la mia?
La tartaruga rugosa. Escile. Usciamole tutte insieme, usciamole. Papere, escile. E infatti, slash escile. Quando farete questo comando io farò così. Ok? Oh, basta, stavo scherzando. Sì, così farei sempre. Guarda, mi sto così. Se mi scrivete escila, faccio un'altra cosa. Forza Juve. Forza Juve. Forza Juve. Conquista. Ho preso due trofei in tutto il gioco. Ah, rinascita. 3. Satoru 66. Ma questi hanno giocato con me. Erano giocatori quelli, cioè stavo online poco fa. Forza Milan, escila. Ok, cazzo, quelli stavano a giocare con me, nuovo viaggio. Cioè stavo online e manco ne ho capito un cazzo, per me era il PC. Che vuoi dire? Ma che mi che si live? Cioè che vuol dire? Ragazzi, l'ho già finito. Yuppie. No, adesso ragazzi, io come avevo detto poco fa, io pensavo che il gioco non sarebbe finito così. Avevo detto che alle 11 staccavo, ragazzi. Sono le 55 e domani mi devo alzare prestissimo. È dalle 9 che sto in live, quindi ci becchiamo domani. Domani alle 7 faremo FIFA e poi continuerò il walkthrough di Dragon Quest. Quindi ragazzi, io risalgo un attimino qua su, vediamo un pochino perché mi sa che ricomincia da capo. Cioè questo è il gioco, dalle 9 alle 11 l'ho finito, cioè ci vogliono 2 orette per finirlo. Comunque è una storia grafica davvero davvero interessante, eh? Non è per niente male. Journey. Sì, Pulce, stacco adesso la live. È stato un piacere. Peccato che non avete potuto partecipare al contest, spero che magari nei futuri contest riuscite a partecipare anche voi a quelli che faremo in futuro. Magari potrete vincere anche voi in live direttamente, cioè in live direttamente ci saranno premi un pochino più così, diciamo, più non di grande valore. Se partecipate a quello di Facebook ci sta molto 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 di più. Ciao ragazzi.